Andale, andale, andale. Se guardo il mondo capisco che gira storto e non so perché. Se vinci o perdi, ma che importerà? Chi ride è ricco e non lo sa. Il buon umore ritornerà. Tra i miei pensieri c'è un la la la. Con la chitarra io sono già qui. Lasciatemi cantare così. Ridi con noi e vai avanti. Su e giù per mari e monti. Ridiamo tanto tutti quanti. Balla e canta il ritornello. Che tanto è sempre quello. Fa sempre la la la. Sì. Se guardo il cielo capisco che pioggia o sole a non perché. Se vinci o perdi, ma che importerà? Chi ride è ricco e non lo sa. E allora ridi con noi e vai avanti. Su e giù per mari e monti. Ridiamo tanto tutti quanti. Balla e canta il ritornello. Che tanto è sempre quello. Fa sempre la 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 la, 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 la. Ridi pensando che sia vero. Che un giorno bianco e nero. Ridendo sarà più a colori. Balla e canta il ritornello. Che poi è sempre quello. Beh, ridi oh. E balla e canta la la la. Il suo documento. Grazie, vabbè, anche domani, tanto sto tutto il weekend qui. Ugo Stromboli. Sì, Stromboli. Come Vulcano. Eh sì, ma non siamo parenti, non, c'è una certa somiglianza, ecco, tanto non so. Ma, che ci hanno messo le casermette, no? Devi dormire là, cioè, io datemi l'albergo, è più... Le è piaciuta la stanza? Bellissima. No, la stanza è veramente bella, perché complimenti. No, no, è carino qua. Sposata? No, no, no. No? Sono single. Anch'io. Ah. Non lo so, stavo pensando... Io finisco verso le sette, sette e mezza, non dico più meno un quarto alle otto, ecco. Possiamo cenare, che non è che puoi cenare sempre alle casermette, neanche qui. Vogliamo cenare fuori? Ah, mi stai invitando a cena? Volentieri, grazie. Sì. E io smonto alle sei, il turno finisce alle... Io sette, sette e un quarto. Ah, bene, allora... Vuole il numero? Eh sì, lo segno. Sì, perché sennò come fa? Allora? Allora, 34 sì. 70 Poi? 328 215 15? Sì. Perché sono... Tante volte danno questi numeri ripetitivi. Sono scelto, il mio aziendale forse. E il prefisso? No, no. Non c'è il prefisso. A posto. Senti, non so, ti chiamo stasera? Non credo, comunque. Tienlo acceso, tienlo acceso. Tanto devo far che alla fine ci devo riuscire. Arrivederci. Grazie. Ciao. Tu, ciao. Ciao. C'è peccato. E da bere prendete qualcosa? Tra che cosa posso scegliere? Sì o no? Beh, sì o no? Sì. E me la dichi? Tanti problemi. Ma che cosa posso scegliere? Che cazzo dici? Sì, Un bel posticino, vero? Molto. Lo sai che ti porto sempre nei posti migliori. Vogliamo brindare? A noi? Con l'acqua. Sì. Amica mia, non esistono più gli uomini di una volta. No, come non esistono? Esistono, esistono. Sì? Esistono ancora. Solo che mo' c'hanno 80 anni. Giusto. Senti, amore. Stanotte, mentre dormivi, mi hai chiamato coglione. Ero sveglia.
E risveglio. Allora dormivo io. Quindi proprio eri convinto di quello che dicevo. I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato, just you and me. Why don't we take a chance? Buonasera. Mambo Gelato. Buonasera, senta, volevo sapere. Buonasera. Se... Buonasera. Sì, e volevo sapere se c'è posto. Ha prenotato? Veramente no, purtroppo no. Mi spiace perché qua è tutto con prenotazioni. Come la possiamo sistemare? Che c'ho la comitiva fuori. Quanti sareste? 6, 7, 8, 7, 8, 8. Ok. 6, 7, 8, tra il bar e l'allotto. Senta, l'unica cosa che possiamo fare, abbiamo questo tavolo, poi qui si possono mettere 6 persone senza problemi. Senza problemi? Al giorno d'oggi, 6 persone senza problemi. Balaia! Tengo la comitiva di espatriati, carica, carica di propensi. Mio fratello, l'ultima settimana, 3 tentati suicidi. Mia moglie si è scappata col nigeriano e la posso capire, cavolo. Collega, ma quello che sta arrivando adesso, mi sembra una faccia conosciuta, non è stato già qua? Come? Quello si è fatto 10 giorni qua, è uscito 3 mesi fa, furto d'abito. No, non è così. La capchetti, Buonasera. Buonasera. Collega, e me di nuovo qua sta qui? E per forza, ha rubato un vestito. E che vestito, roba fine. E come? Come? Sei stato già dentro per il furto di un vestito? Tu che fai? Esci e rubi un altro vestito. E secondo te posso stare 3 mesi con la stessa giacca? Scusa. Che c'è questa puzza? Perché da me? Quello? Come che sta facendo? Quella è la sentinella. Ah! Sentinella! Sì! Vieni avec moi, le chi de toi! Io voglio uscire di qui! Voglio parlare con il mio avvocato! Sto qui! Ehi, che c'è? Allora voglio parlare con il giudice! Eccomi! Ma cos'è tutto questo casino? Chi sei? Chi sei? Come chi sono? Sono il ministro che ha organizzato l'appalto! Ministro! Ti devo parlare! Ma voi, io! Adesso che mi ricordo, alcuni giorni che non vedo più Mario. Mario chi? No, è quello che veniva giù a casa a fare le... Il Neturbino Spazzino? Sì, lui. Non sai niente? No. È più di un mese che è stato licenziato. Veramente? E perché? Perché? Il signor Mario, durante le ore di lavoro, si vedeva con l'amante. So cose da fare. Comunque scopava.
Per piacere. Per piacere. C'è un brutto fungo. No, ma che sono arrivati spaghetti. Grazie. Che hai preso tu? Ho preso questo che mi piace tantissimo. Poi ho preso degli spaghettini, come li fanno qua, cioè non so manco come si chiamano, però perché hanno di gusto, è fantastico. E poi un po' di carne. Carne bianca che prendo con un po' di rucola e grana, tipo tagliata, capito? Tu che hai preso? No, io ho preso solo questo. Solo quello? Perché? È perché sto a dieta. A dieta? Che dieta stai facendo? Sto facendo la dieta del calciatore. Ah. E quanto hai perso? 2-0. Secondo me stavi in rigore, eh? E quindi è stato anche alla Scala di Milano? La Scala di Milano, è buono, non una volta, pure parecchie volte, anche al Petruccelli a Bari e al San Carlo a Napoli. No, a livello teatrale, guarda, è una grande soddisfazione, me lo mangio il palco quando salgo. Addirittura. E mentre cinema niente? Cinema è un rapporto un po' particolare, un film ho fatto, sì. Si intitolava Chiuso per ferie, è uscito a Ferragosto, non è venuto nessuno. Peccato. Eppure avevo tappezzato tutto, Chiuso per ferie, nessuno è venuto. Non è che era sbagliato il titolo? Non lo sapremo mai, non...